Ciao bambine e bambini! Quest'anno, studiando storia, conosceremo popoli straordinari. Viaggeremo nel tempo e scopriremo antiche civiltà meravigliose. Come prima cosa, guarda dietro di me. Campi ricchi di canali, contadini al lavoro e proprio in fondo, una città. Chissà perché le prime civiltà si svilupparono lungo i fiumi. Incomincia tu a trovare qualche risposta. Ed ora incominciamo a prendere confidenza con le carte geostoriche. Che parola difficile! Cos'è una carta geostorica? Guardiamola con attenzione. Sulla carta sono rappresentate le quattro regioni della Terra, dove a partire da 6.000 anni fa sorsero le prime grandi civiltà. Esse si trovavano in Egitto, in Mesopotamia, in India e in Cina. Ecco svelato l'enigma. La carta geostorica unisce informazioni geografiche e storiche. Come vedi, queste zone erano molto lontane una dall'altra e i popoli che ci vivevano erano diversi tra loro. Nonostante ciò, gli storici pensano che questi popoli avessero alcune caratteristiche in comune, come ad esempio il modo in cui controllavano le acque dei fiumi in piena. Ed ora proviamo a collocare queste civiltà su una linea del tempo. Grazie alla scrittura, gli uomini poterono raccontare la loro storia. Perciò questa invenzione segna il passaggio dalla preistoria alla storia. In passato ogni popolo aveva un proprio calendario e iniziava a contare gli anni da un evento particolare della propria storia. Per esempio, gli antichi egizi contavano gli anni a partire dalla nascita del faraone, il loro re. Alla sua morte ricominciavano da capo. Come abbiamo visto, il punto di riferimento della nostra cultura è l'anno della nascita di Cristo. Le linee del tempo qui sotto ti consentono di visualizzare con un colpo d'occhio la durata delle civiltà, che imparerai a conoscere. Guardale con attenzione e cerca di memorizzarle. Come già abbiamo visto, queste grandi civiltà hanno una caratteristica in comune: impararono a controllare le acque dei fiumi. Approfondiamo questo argomento. Le grandi pianure attraversate dai fiumi erano molto fertili, ma richiedevano lavori difficili e faticosi da parte dei contadini. Almeno una volta all'anno, i fiumi straripavano e spesso le alluvioni avevano effetti disastrosi. La forza dell'acqua travolgeva i villaggi e distruggeva i raccolti. Per risolvere questi problemi, gli uomini scavarono canali, bacini e innalzarono argini. Inventarono così un sistema particolare: l'irrigazione continua dei campi. Era una tecnica agricola nuova che permetteva il controllo delle inondazioni e dava la possibilità di portare l'acqua del fiume anche nei terreni più aridi, lontani dalle sue rive. Questo modo di coltivare i campi favorì un maggior benessere perché i terreni divennero più produttivi e i raccolti sicuri e abbondanti. Aumentò così anche la popolazione perché tutti erano meglio nutriti. Per oggi fermiamoci qui. Ci vediamo la prossima volta per incominciare a conoscere il grande popolo dei Sumeri.